musicali delegato a Ice Taormina. Un nuovo inizio è sempre ricco di emozioni e Ice Taormina ancora una volta dà grande soddisfazione ai propri associati. Ecco, Gioele, in questo momento le tue emozioni in questo nuovo percorso? È sempre un nuovo inizio foriero di tante emozioni, di tante soddisfazioni, perché comunque per rappresentare un territorio, per la delegazione AIST di Taormina, richiede responsabilità, richiede impegno, richiede dedizione nel lavoro che si fa, e a maggior ragione quando ai corsi di formazione professionale partecipano con grande entusiasmo operatori del settore, agenti di commercio, enoappassionati, tutti mossi da un comune desiderio e da un'unica passione, che è quello di conoscere lo straordinario mondo della sommelierie e di venire passo passo, studio dopo studio, comunicatori del vino, comunicatori dei territori, comunicatori dell'Associazione Italiana Sommelier. E sicuramente per la nostra delegazione territoriale è un onore oggi dare il via ai corsi di formazione, a un corso di primo livello numerosissimo, a un altrettanto corso di secondo livello, presso una cornice veramente incantevole, che è quella di Castello San Marco di Calatabbiano. Ci hanno accolto con grande spirito, con grande ospitalità, e noi speriamo di fare questo attraverso un lavoro reciproco, soprattutto di impegno e di profusione di cultura nei confronti degli associati e dei corsi istituti. Siamo con Valerio Murabito, della proprietà di questa splendida struttura che è il Castello San Marco. E Valerio, cosa spinge un imprenditore e soprattutto la struttura ad ospitare un corso di rilevanza importante per chi si affaccia al mondo del sommelier? Allora, principalmente perché comunque il vino è un luogo di unione, no? un posto dove ci si unisce, e quindi per noi era importante, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, iniziare un progetto insieme all'AIS Sicilia, in questo caso la delegazione di Taormina, ed iniziare questo corso appunto di sommelier all'interno di un luogo in cui si è prodotto vino per 300 anni. Infatti siamo appunto in un antico palmento dove è stato prodotto Nerello Mascalese fino all'inizio degli anni 70. Bene, ovviamente tu frequenterai il corso, quindi la tua motivazione personale? Allora, io diciamo che sono di parte perché sono un grande amante del vino, come dicevo appunto poco fa. Ho una grande passione, ho un'infarinatura delle basi dell'enologia proprio che ho imparato vivendo il castello quotidianamente, tutti i giorni, col mio lavoro e con quello che facciamo. Questa occasione mi servirà appunto per far diventare questa infarinatura qualcosa di più concreto, di più serio, di più professionale. Ma il motivo principale per cui ho deciso anche di partecipare al corso è per un arricchimento mio personale, proprio perché amo il vino. Camillo Brividera, presidente regionale AIS, Associazione Italiana Sommelier. E siamo in questa splendida location per dare inizio ad uno dei tanti corsi, inizio di nuovi percorsi per giovani aspiranti sommelier. Lei prima parlava della figura del sommelier, però è anche importante la didattica e soprattutto la formazione. AIS Sicilia in questo credo che sia una spanna in più, ecco. Che cosa ci vuole dire rispetto a questo mondo che ormai è diventato un po' un mondo affascinante?
È un mondo affascinante perché non racchiude solo le caratteristiche organolettiche dei vini, ma perché parla di territori, parla di persone, parla di tradizioni. È un mondo affascinante perché parla di un settore che in questi anni è cresciuto molto, ha previsto anche lo sviluppo di nuove figure professionali importanti, per cui un aspetto culturale significativo, ma anche un aspetto economico che incide e che incide fortemente nel territorio, anche considerando alcune problematiche che oggi abbiamo, che è la viticoltura, per come viene trattata dall'AIS, il vino per come è trattato dall'AIS anche dal punto di vista culturale, affronta come per esempio le tematiche ambientali. Fare buona viticoltura significa creare economia, fare cultura e dare e preoccuparsi appunto di quello che è l'ambiente dove tutto questo viene praticato e realizzato. L'AIS dove vuole arrivare? Nel senso, la prospettiva, ecco, un sommelier arrivato ad un certo punto cosa fa? Ma la prospettiva di AIS, non solo in Sicilia ma a livello nazionale, è quella di una figura professionale che possa sedere nei tavoli a livello ministeriale per parlare di vino, per parlare di turismo di vino, per vedere riconosciuta una figura professionale come quella del sommelier, che in Italia, rispetto per esempio ad altri paesi, ovviamente mi riferisco alla Francia, fatica a entrare ancora nella cultura generale e ad essere accettata, diciamo, nella normativa e nel pensiero generale di chi oggi amministra e governa. Se pensiamo per esempio che all'interno degli istituti alberghieri ancora il vino viene trattato non con quell'adeguata attenzione, quell'adeguato riguardo che appunto merita, capiamo che c'è un ritardo soprattutto culturale. Siamo con Alice Molino, una giovane appassionata di vino e socia dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi si appresta ad effettuare questo percorso che poi la porterà ad essere un comunicatore del vino. E intanto perché hai voluto iniziare questa avventura? Lo scorso anno ho conosciuto Gioele Migali e anche te e Gianluca, quindi mi hanno un attimino trasportato in questo fantastico mondo e da lì è iniziata questa passione per il mondo del vino, che fortunatamente siamo riusciti anche a concretizzare oggi con questo primo incontro. E cosa ti aspetti? Hai delle aspettative oppure vivi questo percorso con estrema facilità? No, con entusiasmo sì, ma senza alcuna pretesa, nel senso per esperienza, un'esperienza mia, un bagaglio in più. E avevi già esperienza comunque di vino, comunque ti sei approcciata non da neofita ma comunque con una leggera esperienza, oppure è proprio per te la prima volta, sei alla dimmi. Allora, grazie a Gioele qualche conoscenza così elementare, grazie a lui, grazie ai suoi consigli, sì, ma giustamente è ancora l'inizio, ecco, le basi sono da concretizzare, ecco appunto. Ecco, diceva prima il presidente, il vino è un modo di comunicare. Da parte tua cosa ci metti anche di personale in questo mondo della comunicazione del vino? Che domanda difficile. Non lo so, Natale, vedremo, ancora è presto. Vedremo. Però i presupposti ci sono. I presupposti ci sono, sì. Grazie Alice. Grazie a te. Grazie.